Per questo, da qui dipende tutto il potere, da qui volere ciò che non siamo. La donna è un'altra, la... che in fondo è completamente fosse in questo senso qualche cosa ci assegnano. Sarebbe per questo. Credi in Dio e che importanza dà quest'ultimo? Guarda, quando riguarda la mia salute non è crederci, sono morto perché sono vivo. Per il resto è un grande rispetto per chi crede, ammiro chi crede, sono fortunatissimi che credono. Io però non ci credo, e forse per questo un po' sono sententissimo. Facciamo leggere qualche poesia a te, vedi, per domande. Se ci vedo, perché sono tagliato le luci. Questa è una raccolta recente? Sì. Ma questo che è stato prodotto anche in CD, sì. Una musica. Sì. Sì, una sorta di... C'è la musica qua dentro, e l'intenzione è che qua ti va un po' con la musica. Quindi praticamente poi loro possono ascoltare il testo con il nome che ha portato questa grande meraviglia, e poi ho comprato la tastiera che comincia a suonare, mandavo quattro note a un musicista che c'è nel mio dire, e ho diventato per mezzo di musica della buona, ho sempre fatto l'amore, questa è l'inquietudine antica, non ha dato di nascita e di morte, si nutre e ingrassa ogni giorno, senza domeniche o festive. Questa è un'inquietudine resistente, non ha studiosi, solo discepoli. Si nutre e ingrassa anche ogni sonno, senza medicine o manuale d'uso. Questa è un'inquietudine globale, non ha terre dove riesca a emigrare. Si nutre e ingrassa senza mai scoccare. La certezza è conquista anche i pensieri. Scusami, non mi risponde niente. Ho avuto la fortuna di andare per volte in Israele, in Israele. Pensate che ho comprato la televisione per la prima volta dopo tanti anni, il giorno stesso di scoprire. In quelle terre dove solo tre mesi prima avevo creato un festival con un autore di tutto il mondo in Puglia, facendo raccolta di fondi in tre giornali per le tre religioni imperanti in Israele. Ho degli amici, tantissimi amici, come sono morti anche in Cipro, e ho degli amici israeliani palestinesi. Persone pensano che gli israeliani ci siano solo gli ebrei, no, ci sono tantissimi altri che vivono in realtà da me, anche se adesso in Galilea, la zona dove ero stato più volte, sempre gli aerei, non andavo in tempo di pace, dicevano c'erano lo stesso gli aerei. Vorrei poterlo fare ancora una volta, o almeno tentare per una sola volta che le mine fossero scoperte e innescate, che le bombe fossero fermate e mischiate al cioccolato. Scrivere che una volta tanto si può fare che gli ebrei vadano a mercare di casa, magari risparmiando, scambiandosi per bene, e che gli egerini ritornassero a ferire, che per il sale di Damasco ci fossero i bambini in festa attorno alle economie. Di questo vorrei scrivere almeno una volta, che non ha senso se ci sia o meno la poesia, vada a farsi fottere anche il canto delizioso degli uccelli in primavera, che di questi tempi del primavera ci hanno letto male. Vorrei che non ci fossero vinti e vincitori, che ogni squadra ci fasse per quella persa, che la donna che ti amo non fosse la tua serva, che i bambini giocattoli svenduti al primo. Vorrei, lo so, che non
questo credente che si mettesse che il pastore fra le ruote alle 8 blu e magari che le dicessero di rosso un dolore meno triste. Vorrei, ma davvero non lo vedere, che suonasse, che tornasse il profumo del pane. E non pensavo nel mondo, perché il pane non fosse il supermercato, ma la terra del pane, che il piccolo principe non fosse per scomparso. Vorrei, possiamo farlo sui bambini che guardano a Lenzo, perché sono senza. E affamate, ma riescono a sorridere perché in fondo spero credano che sia il campo dell'editoria e ha nel corso della sua vita, oltre ad aver pubblicato poesia narrativa, anche avuto modo di incontrare alcuni personaggi importanti nell'ambito della storia della letteratura italiana, della cultura italiana. E quindi noi ci vengono a raccontare almeno una piccola parte, qualche frammento, qualche spaccato della sua esperienza nell'ambito della poesia. Poi ci sono dei ragazzi che ti faranno delle domande e il tutto speriamo che potrà portare con il tempo alla realizzazione di un piccolo documento, un documento artistico anche, della tua venuta qui a Nettuno oggi. Quindi ti ringraziamo e intanto ti passiamo la parola per le tue impressioni iniziali, poi cercheremo di andare avanti secondo il programma che abbiamo ideato, con le variazioni del caso. Adesso io vi ringrazio. Diciamo che una delle cose che non mancano più è che da qualche anno i vari ministri hanno tolto la poesia agli autori dalle scuole e hanno fatto parecchie scuole, hanno mandato migliaia di studenti e le carceri. E laddove ho imparato tutto, praticamente. E questo è cominciato quasi 40 anni fa, quando gli studenti alla media, io avevo 40 anni, 50 anni, che andavo alle scuole medie, costruendo con i ragazzi spettacoli e spesso erano spettacoli di poesia, perché solo i ragazzi hanno l'immaginazione, gli adulti la perdono per strada. E quindi è l'immaginazione rispetto all'immagine e l'aiuto del sogno, è quello che noi tutti vorremmo essere, poi prendiamo altre strade. Tutto quello però che ci insegnano sembra svenire se luci in una bottiglia, in un massacro sia della mente che del corpo. Questo è quando ho imparato negli anni. Certo, ci sono stati periodi meravigliosi, gli anni 70, gli anni 60, anche dove c'erano le speranze. Speranza di oggi, la speranza sempre solo ai padroni, per dire adesso mi prendo per il culo. Ma presto vedrai che starei meglio. La parola speranza è diventata per me quasi una parola fuori legge. Negli anni 60-70 c'era una grande crescita anche nei ragazzi, soprattutto nei ragazzi. E c'è il cinema, la poesia. Ma basterebbe citare dei nomi sia nella musica Battiato, Dalla, che oggi le ragazze hanno detto che cosa sono fatte. Non capisco quasi mai le parole, perché i suoni come le parole, forse perché sono talmente stupide, talmente idiote, che non bisogna ascoltare. Quindi ho grande fiducia, continuo ad avere grande fiducia solo nell'età dell'immaginazione. E poi a un certo punto un signore soprannominato Diavolo inventò delle televisioni fatte per età, per le vecchie signore sedelle, per i giovani e per le mezze tacche, quelli che volevano, e sapete benissimo quale televisione sono. Ma non passavano, si sono inventate altre cose. Una che è stupenda per quanto mi riguarda, che è la rete. Con la rete si può, avendo curiosità, si può conoscere tanto nella musica, tanto nella poesia, nella letteratura. Che volte voi
si lamentano perché scrivono tutti. È vero, è meglio scrivere che uccidere. Chiaro che fra scrivere poesie ed essere poeti, poi passa un abisso, sono una vita disperata, con una poesia probabilmente alla fine. Perché all'inizio della speranza ti fa scrivere, poi perdita della speranza e perdita anche della poesia. E si vive in un mondo che sembra completamente anormale. O se è normale, forse lo sapete voi, io non ho bisogno di saperlo più. Allora, facciamo fare una domanda al signor Grillo. In che modo l'amore e l'anticonformismo hanno influenzato il rapporto che lei ha con il mondo che la circonda? Bisogna riconoscere che dell'amore ne so poco. Ne ho scritto perché non ho avuto poco opportunità di conoscerlo. Che cosa sia, non lo so. Due cose non si sanno, credo. E l'ho anche scritto. Cos'è l'amore e cos'è la poesia. Io ritengo che il poeta debba essere sempre innamorato di tutto. Per cui è un infedele. Non mi dite che ci sono amori eterni, perché non ce ne ho mai. Neanche coppie eterne ci sono. Ognuno vive la sua fantasia. Quale importanza ha avuto per lei il confronto con poeti come Dario Bellezza, con cui lei ha condiviso tante letture e momenti di intensa comunicazione culturale? Come spesso accade, anche nel caso di Dario Bellezza è uno dei tanti poeti dimenticati, mentre trionfa Alda Merini, perché quando Alda Merini era brava ad analizzare il manicomio, questo dimostra quello che ho detto prima, quando invece cominciato a scrivere dei baci di cucina, il pubblico l'ha esaltata. Per quanto riguarda Dario Bellezza, il rapporto molto, molto stretto e lungo, ci hanno fatto un film dove avevamo pestato e fatto in aria tutti con il telefono. C'era la musica, poi era Mozart. Era Mozart quando l'ho messo la cena, ce l'aveva nella testa. Quindi non possiamo dire mai cosa è poesia, se non va bene una novità. Che ci confonde, perché non è una regola che ci deve, se ne sono pagate le regole, la prima, le quattrina, le tessine, le quattrina, eccetera, ma il poeta nasce con una regola che ci confonde. Una difficile adesso, descrivimi l'essere umano in tre parole. Magari fosse Dio. È uno che è passato dalla mia immaginazione, ma anche di finge, e che per me non è una finge, ma quello che sono una cosa non è un'altra. E secondo me quello che vuole essere un'altra cosa che non ha. Per questo, da qui diventa tutto il potere, da qui morire ciò che non siamo. La donna è un'altra, e fondi come le cose in questo senso qualcosa ci azzecca. Credi in Dio e che importanza dà quest'ultimo? Guarda, quando riguarda la mia salute non è crederci, bisogna anche credere, e sono io. Per il resto, io ho grande rispetto per chi crede, ammiro chi crede, sono una persona fortunatissima. Thank you.
si nutre e ringrazia ogni giorno, senza domeniche o festivi. Questa è un'incredibile resistenza. Una studiosa, sorriscevole, si nutre e ingrassa anche ogni sogno, senza medicine o manuale d'uso. Questa è un'inquietudine globale, non ha terre dove riesca a emigrare. Si nutre in grassa, senza mai scoccare, la certezza è conquista anche di pensiero. Pensate che ho comprato la televisione per la prima volta dopo tanti anni, il giorno stesso di scoperta a quelle terre, dove solo 3 mesi prima avevo creato un festival con un autore di tutto il mondo in Puglia, facendo raccolte e diffondendo 3 giornali per le 3 religioni imperanti in Israele. Ho degli amici israeliani palestinesi, perché le persone pensano che in Israele ci sia solo gli ebrei, no? Ci sono tantissimi altri che vivono anche da tanti anni, anche se adesso che lì alla zona dove ero stato più volte, sempre gli aerei, quando andavo in tempi di pace, dicevo che c'erano lo stesso gli aerei. Vorrei poterlo fare ancora una volta, o almeno tentare. Per una sola volta che le mine fossero scoperte e disinnescate, che le bombe fossero fermate e mischiate al cioccolato. Scrivere che per una volta tanto si può fare, che gli ebrei vadano a mercato di Gaza, magari risparmiando, scambiandosi per pelle, e che il portiere Giardino ritornasse a ferire, che per le sale di Damasco ci fossero i bambini in testa attorno agli. Di questo vorrei scrivere almeno una volta, e non ha senso se ci sia o meno la poesia, vada a farsi fottere anche il canto delizioso degli uccelli in primavera, che di questi tempi le primavere ci hanno detto male. Vorrei che non ci fossero limiti e vincitori, che ogni squadra ti fasse per quella persa, che la donna che ti ama non fosse la tua serva, e i bambini giocattoli svenuto che al primo lettore di una donna televisiva, vorrei, lo so, che non posso credere, che si mettessero il bastone fra le ruote alle 8 blu e magari che mi dicessero di rosso, un colore meno triste. Vorrei, ma da quello non lo vedere, che suonasse, che tornasse il profumo del pane. E lo stesso in modo. Che il piccolo principe non fosse mai scomparso. Vorrei toccare sui bambini che guardano la lenza, perché sono senza tela e armati, ma riescono a sorridere. A me mi fa morire un po' perché hai una purezza d'animo che credo ma questo poi se deve essere pubblicato e va fatto comunque andiamo a fare pirati anche i ragazzi quindi
infatti mi faccio voglio dire sarà anche indulgenti, no, voglio dire non è che sarà un esame della professoressa Pescara, no? Sì, pure io non dico che prego perfezionista se rimane nella mentalità. Ha detto una frase che forse è detto facciamo un film, ma tu a me se l'ha detto tu, si ha portato fortuna, poi ti racconto una legge. Signor maestro, lei mi ha guardato dicendo facciamo un film, porterà fortuna. E sono Medarte, suo cognome. Lui vuole essere chiamato solo Grillo. C'è questa cosa. Quanto sei bello. Grillo. Bravo. Vuoi riprendere tu? È un film. Allora? No, dicevo, mi ha detto facciamo un film. Il nome? Ci porterà fortuna Pina. Un film è più facile. Non lo so. Quindi ci vuole un Monna Pina. Monna Pina. Secondo voi ne riuscite? Brava. E avanza è proprio la cioè lo scopri io con la bottiglia cioè Sì, lui ha scoperto dei grandi scrittori e poi si sono fregati gli altri grandi. Ha fatto il suo volontariato, ha fatto bene per me. Sì, ha fatto beneficenza per gli altri. Fiore? Sì, sì. Guarda, la moglie accetta. C'è passato un sacco di tempo la cosa è piano e non ci sono più visti. Allora. Aspetta, no? Ti faccio foto o video? Foto. 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 Anche video, anche video. Lui ha partecipato, ha fatto sì. Aspetta, aspetta. Video sì, foto no, vai.